Eccoci qui, cari amici di Viene a Vivere all'Estero, buongiorno e benvenuti. Eccoci qui in una nuova giornata di sole e oggi vorrei parlarvi della domanda che a volte qualcuno mi fa per capire se io fossi comunque andato in Irlanda, se avessi avuto una sistemazione lavorativa, sociale, che mi piacesse in Italia. La risposta, secondo me, è che io sarei comunque andato via perché avevo una grande curiosità di farlo. Avessi avuto anche una situazione ideale qui, per mia natura, per come sono fatto, per come voglio scoprire le cose, non mi sarebbe tanto interessato di andarmi a cacciare in situazioni peggiori o anche molto peggiori, a patto di poter scoprire. Per come sono fatto io, a me piace andare a conoscere le cose per come sono, nel vederne il bello e il brutto. Sono il tipo di viaggiatore che quando va in Brasile, va in India, è curioso di andare a vedere le favela, è curioso di andare a vedere come stanno messi i quartieri peggiori, facendolo possibilmente in sicurezza, magari prendendo una guida locale, e perché voglio avere un'idea completa. E quindi, nella fase della mia vita in cui avevo questa grande curiosità di conoscere un po' meglio il mondo, le parti che mi interessavano, sicuramente ero attratto da tutti quei posti che mi davano una possibilità di poterci abitare in maniera più o meno possibile, posti dove c'erano già altre persone che andavano, partivano e si stabilivano lì e quindi c'erano delle comunità internazionali. Quindi alcuni dicono, magari persone che oggi hanno magari 50 anni e via dicendo, per loro magari sarebbe stato un po' più difficile partire perché ai loro tempi bastava magari un diploma di superiore e più o meno il lavoro, almeno in molte zone d'Italia c'era, si riusciva a organizzarsi, a entrare, diciamo, nel sistema. E era magari un periodo in cui non c'erano le compagnie sicuramente low cost, c'era l'Interrail come metodo di scoperta dell'Europa, ferroviario, e quindi magari quel tipo di generazione lì è stata meno attratta dall'idea di andare all'estero. E magari prima di loro magari erano i bisnonni, oppure c'era la tradizione che tante persone che per esempio alcuni zii che erano andati a lavorare in Germania, andando a fare per esempio i manovali, no? Proprio si partiva proprio alla spera in Dio. Quindi, economia o meno, la curiosità di partire era tanta. E diciamo che nel mio caso ha giocato molto a favore il fatto che più che stage non trovassi, più che condizioni che non mi permettessero di essere indipendente in Italia, non trovassi e quindi ho cercato all'estero di ottenere questa cosa che era proprio la libertà personale, la libertà di cominciare la mia indipendenza dalla famiglia di origine. Quindi questo era proprio uno degli obiettivi. E in questi posti, vuoi il Regno Unito, in Irlanda, insomma, sono posti dove notoriamente si riusciva e penso si riesca tuttora, chiaramente. Quindi sì, assolutamente. Oggi viviamo in un periodo di nuovo di grande incertezza economica, sociale, quindi sicuramente per chi ha questo desiderio di andare all'estero è una carta a vostro favore perché vi spinge ulteriormente, ma sappiate che dovete andare all'estero comunque avendo una motivazione vostra più grossa, perché a me una cosa che mi dà un po' fastidio quando vedo persone che sono andate all'estero esclusivamente per una questione di lavoro e di stipendio e uno faccia quello che vuole, non è che mi dà fastidio il fatto che sono andati lì solo per quello, ma il fatto che passino la loro giornata, il loro tempo a criticare una cultura con cui non si trovano, che non vogliono conoscere, che non vogliono sforzarsi di interfacciare e quindi è un po' un peccato. E quindi diventa una sofferenza da parte loro, una sofferenza da parte di chi lavora con loro, magari delle persone locali che devono sorbirsi sempre il loro muso, e quindi è così, è un po' l'opposto di win-win, è un perdi-perdi, quindi
Per l'estero, io so che chi segue questo canale ha una gran voglia di estero per mille motivi, ma che non sia solo il lavoro. Questo è, lo ripeto più volte, e il fatto che non sia solo il lavoro, ma che sia una curiosità interna, che ci siano altre mille spinte, al di fuori del lavoro, renderà sicuramente sia la nostra grinta nel cercare di inserirci, sia la nostra caparbietà, sia anche la fortuna che ci arriva più dalla nostra parte. Bene, ragazzi, questo è il mio pensiero per oggi. Noi ci vediamo in uno dei prossimi video. A presto, ciao!